Buon pomeriggio, ore 18, puntuali con il nostro solito appuntamento, VOR Talking Conversation. Come state? Spero tutti quanti molto bene. Ciao Donatella, come stai amore? Spero tutto bene, ti mando un bacione grande. Ciao Mirko, e nel frattempo saluto, ciao Alexa, benvenuta. Come state ragazzi? Spero che voi stiate bene come lo sto io. Oggi a Milano un po' più di fresco e io ho approfittato per... avevo indossato questo vestitino. Ciao Giulia! Giulia! Poi noi ci faremo una chiacchiera, anche perché mi hai ricordato una cosa bellissima. Allora, dovete sapere nel frattempo che si collega il mio ospite, che Giulia ha partecipato al nostro giveaway indetto dal profilo VOR. E Giulia ha vinto il kit, che è appunto uno dei tre kit che avevamo messo per aiutare chiaramente in questo momento le persone. Ciao Valentino, benvenuto. Le persone durante questo momento del Covid. E quindi sono molto felice perché, tra l'altro, e quindi chiedo già venia a Giulia, io non ricordavo assolutissimamente che tu avessi fatto un corso con me. Ma che meraviglia! Quindi avremo l'opportunità di sentirci telefonicamente. E quindi di scambiarci due chiacchiere sia sui prodotti e sia chiaramente su questa esperienza che abbiamo fatto un po' di tempo fa. E oggi siamo in compagnia, siamo a venerdì e siamo in compagnia di un collega che già è stato invitato da me perché appunto amico, collega, ci conosciamo da tanti anni e parlo di Raffaele Squillace. Quindi in attesa di vedere Raffaele online, vediamo, lo cerco, vediamo, si starà per collegare. Se c'è qualcuno intanto che vuole fare una domanda, che mi vuole chiedere qualcosa, sono a disposizione. E ciao Martina! Amore, io spero che anche tu stia bene. Martina invece è appunto una persona che fa parte anche del mio team, oltre ad essere una professionista validissima Regione Veneto. E quindi amore, forza, a breve ci vediamo. Ti aspetto, amore mio. Eccoci, vedo Raffaele che mi saluta. Raffaele, io già ti ho presentato e quindi quando tu vuoi avviamo la nostra diretta perché vedo tanti truccatori che sicuramente sono curiosissimi di sapere un po' di informazioni da noi, anche perché in questi ultimi 2 giorni ci sono state, non dico delle novità, ma sono venute fuori delle informazioni. Adesso con Raffaele cercheremo di dare chiarezza a queste informazioni e ovviamente voi potrete partecipare facendoci delle domande. Ciao! Eccolo! Ciao amore mio, come stai? Ciao! Benissimo. Sai che anch'io voglio mettere un filtro, ma come si fa a mettere un Allora, filtro? guarda, in realtà basta che tu schiacci dove c'è la faccina. Ecco, io Sì. metto sempre quella, vedi, con gli occhiolini, che l'altro giorno proprio non ce l'aveva. Tu hai messo quello con i cuoricini, No, puoi questa decidere, possiamo decidere non quale avere. va bene. No, questa no, questa Oh, mi sembra ecco. Superman. Ecco, così sei cartoon, sei fantastico. Scegliamo, scegliamo, scegliamo. Ma essenzialmente non me ne Ma piacciono tanti. Guarda, preferisco. io vado sempre su quello storico. Ti saluta Valentino, che tra l'altro ho Ciao, scoperto Vale. appunto che Valentino, che è il mio ufficio stampa, ti conosce molto bene. Sì, è certo. Ah, ma sai, non sapevo che era il tuo ufficio stampa, sai? Ebbene sì, ciao Ilaria, benvenuta. Hai capito? E l'altro giorno proprio ne parlavo con Valentino, che tra l'altro prossima settimana sarà ospite del mio VOR Talking, e di questo appunto parlavamo, nel Lui è senso che gli ho detto bravissimo, di... lui è una persona straordinaria. E quindi cosa potevo scegliere io sempre in quella logica del give love first? Ovviamente, no? Sai bene. Ecco, Certo, sì. chiaro è che si sceglie. Allora,
Siete dei grandi Allora, professionisti. Anche tu, Valentino, amore mio, sei un grandissimo grazie. professionista. Guarda, appena finisce tutto, andiamo a trovarlo in Svizzera e facciamo, non lo so, sacco di Siesta. robe. Guarda, Ma ti racconterò che ci sono delle novità, però voilà, per ora non diciamo nulla. Lasciamo a Valentino poi l'opportunità, ovviamente, di svelarci le sue novità. certo. Allora, eccoci qua. Ti piace? Oggi ho raccolto i capelli in modo Sì. tale da poter mettere questo bellissimo foulard. No, bello, molto bello. Ma guarda, a me piace tanto il tuo fondale dietro, sai? Bello, eh? Bellino, ma cos'è un quadro? Cos'è una tela? Che cos'è? Allora, no, no, lo sai che No. noi creativi non abbiamo fine. E allora, in realtà, la parte sono due teli di stoffa sovrapposti, Sì. appoggiati su questo muro, su questa parete. Quindi c'è il fondale verde e poi di sopra ho messo questo bellissimo pizzo nero che crea questo effetto farfalla, palma, non lo No, ma so. è stupendo perché sembra quasi una carta da parato. Esatto, bella, no? Sì, molto. Allora, Allora. dicevo che con te volevo affrontare oggi come argomento, e poi magari, appunto, visto che chiaramente sapevano che oggi ci collegavamo e ci sono molti truccatori rispetto alle altre puntate che ci sono, dove normalmente invece invito chiaramente gente che fa altro, Vabbè, sicuramente comunque, vorranno vediamo un avere pareri. attimo, rispondiamo alle domande loro, parliamo con loro, insomma, Sì, vediamo un pochino. esattamente. Infatti, mentre aspettavo di averti in diretta, ho detto ai ragazzi che ovviamente se ci vogliono fare delle domande siamo proprio qui per rispondere. Ma Certo. forse uno dei temi che potremmo proprio anticipare, e benvenuta Francesca, è proprio questa informazione che è passata qualche giorno fa tramite protocollo Cinema Covid, 2 giorni Sì, fa. che l'abbiamo analizzata assieme. Allora, che dire? È normale che la ripresa sarà un po' dura perché è impossibile aspettarci che andrà tutto, cioè ricomincerà tutto come era prima. È impossibile. Quindi, cosa dice questo decreto? Questo decreto essenzialmente dice, io mi sono studiato un po' di clausole molto Scusa che ti salienti. interrompo, in realtà per l'esattezza chiariamo che anche loro, e quindi ognuno di voi se vuole si può collegare sul sito protocollocinemacovid.net per prendere queste informazioni, che per loro in questo momento sono indicazioni molto vicine alla realtà, ma ancora non sono state inserite ufficialmente nel decreto. Questo No, giusto per sì, evitare che ci possano dire. diciamo che questo è un protocollo fatto per i set cinematografici, però a larga veduta comprende anche tutto quello che è shooting fotografici, editoriali, sfilate, eventi, perché gli eventi ancora oggi sono bloccati e non hanno ancora dato una data effettiva di apertura. Quello che diciamo bisogna essere pronti è essere pronti e preparati. Pronti e preparati Esattamente. perché diciamo che in questo momento di grande avvicinamento a quello che si sviluppa poi l'area beauty, no? Da maggio, metà maggio, giugno. Ci sarà da parte dei clienti, delle aziende, una maggiore attenzione a livello professionale. Questo cosa significa? Che i truccatori che ci stanno seguendo, chi di reparto, devono un po' impegnarsi già da ora in questo frangente che sono a casa, Non perdete tempo. nel captare una soluzione non solo dal punto di vista professionale a livello pratico e tecnico, ma anche dal punto di vista del lessico, del linguaggio. Sono perfettamente d'accordo con te. Questo momento che rappresenta, secondo me, una linea di confine tra quello che è stato il mondo che conoscevamo e il mondo che verrà, che è anche una bella scoperta, no? Perché è un po' come ritornare bambini, Sì, indipendentemente da certo. come tu le prendi le cose, giusto? Sì, Perché ogni sì. novità per un bambino era sempre qualcosa di nuovo, di bello che arrivava.
senza avere paura, proprio perché i bambini mantengono quello spirito di avventura che proprio in questo momento ognuno di noi dovrebbe ricordare e dovrebbe attingere proprio a quella forza, perché il Certo. bambino che in noi c'è sempre, ricordatevelo. E proprio quello che dici tu è fondamentale, perché nella nuova era, dipendentemente dal giorno in scaletta in cui la nostra categoria potrà incominciare a lavorare, sicuro è che passerà del tempo prima di mettere a regime questo protocollo, e sicuro è che tutto quello che riguarda il mondo internet, e quindi la comunicazione, così come in questo momento è un momento di rodaggio, a livello aziendale sono molte, moltissime le aziende che si stanno attrezzando, perché tutti quelli che sono gli agenti di commercio, tutte Sì, quelle che erano le perché visite ai negozi non ci saranno, no? E è quindi una appunto trasformazione. per questo ritornerà la consulenza, diciamo, virtuale, perché non so quando sarà il tempo e quando ci sarà modo di fare delle consulenze, diciamo, personalizzate all'interno dei negozi, degli showroom o di qualsiasi negozio di make-up. Quindi, a maggior ragione, i truccatori devono abituarsi a consigliare alla cliente il prodotto da casa e quindi fa sì che si devono, diciamo, munire degli dispositivi, insomma, elettronici, anche in questo periodo, fare delle prove a spiegare dei prodotti, a riuscire a spiegare dei prodotti, perché poi diciamo che la cliente è abituata al negozio ad avere il consulente a portata di mano, mentre ancora, diciamo, questo non è possibile, quindi la cliente acquisterà il prodotto da sola al negozio al momento, però da casa deve avere quello stimolo giusto, quell'educazione giusta del prodotto affinché riesce a utilizzarlo nel miglior dei modi. Assolutissimamente, infatti ti dico, ti anticipo che se domani, per esempio, riesci a collegarti sempre alle 18 all'appuntamento, l'ultimo appuntamento della settimana, quello del sabato, sarà ospite un hairstylist, consulente d'immagine di Piacenza, che con cui ho lavorato durante Milano Fashion Week, che una non è che avanti, di più, e Yeah. non vi anticipo nulla, non vi anticipo nulla, è Anna Maria Guelfi, non vi anticipo nulla. Però ha creato un protocollo di videoconsulenza per le sue clienti, e domani ne parliamo Beh, strepitoso. questo è importante perché in questo momento ognuno di noi si deve creare un po' il suo piccolo mondo virtuale, dove crea una rete di community tra le proprie clienti fidalizzate, che le clienti devono essere coccolate, non le dobbiamo mai abbandonare, perché poi sono quelle che. Cioè, vedo una domanda, cos'è? Vediamo un po', aspetta perché ero rimasta indietro nell'ascoltarti, vediamo un po'. Intanto salutiamo tantissima gente che chiaramente si è collegata. Fammi vedere, vediamo dove è la domanda. Allora, Valentino ci dice bravi, ciao Alessandra, ciao amore. Ecco, allora ho visto la domanda che è proprio Alessandra. Buon pomeriggio, la mia domanda è: in questo periodo di trasformazione, ci saranno professionisti a distanza? Certo, è proprio quello che stiamo dicendo, Certo. assolutamente. Anzi, Alessandra, almeno rispondo io e poi ti risponderà anche Raffaele, ognuno nella propria visione, perché siamo colleghi, a volte coincidono le idee, a volte potrebbero anche differire. Allora, per quanto mi riguarda, quello che rappresenta la linea di confine tra il passato e il futuro è proprio il fatto che tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, che prima era a disposizione di tutti, diciamolo, continuerà ad essere di tutti, ma ritengo che il valore maggiore lo avranno le persone che hanno realmente una professione tra le mani, perché molta gente sarà a casa e quindi sarà facile individuare chi si è inventato una professione e chi invece ha una storia alle spalle. Che ne pensi, Raffi? Guarda, mi collego a quello che hai detto e a maggior ragione
Ma a maggior ragione bisogna essere più preparati e più pronti perché lo schermo, il virtuale, per quanto sia finto, è molto realistico. Molto, molto Assolutissimamente. realistico perché noi quando noi ci mettiamo a nudo, no? Ci mettiamo a nudo totalmente e per quanto diciamo che con la cliente fisica noi possiamo fare un gioco di parole, possiamo insomma attraverso il nostro estro magari a livello tecnico possiamo insomma convincerla, possiamo insomma riuscire a creare un look magari non prettamente se siamo bravi nel linguaggio, ma qui nel mondo social bisogna sicuramente avere, cos'è Ho che c'è messo una scritto? domanda perché intanto saluto la mia amica di Pot Agency. Certo che potete seguire live Certo. anche in streaming. In realtà non è live, ma già ti anticipo che tutte le puntate del VOR Talking Conversation sono visibili quando vuoi, a che ora vuoi, dal canale VOR Makeup di YouTube. Quindi basta andare su YouTube, domani per esempio troverete la puntata con Raffaele. Allora, guarda, c'è una domanda, c'è un'esclamazione che fa Valentino. E dice, esatto, più qualità, Sono guarda, d'accordo. mi è saltata. Dice più qualità e meno quantità, basta fuffa, che è quello che io ho già detto da giorni. Come ha detto anche Armani, vale pure per il Perfetto. cuore makeup. Siamo d'accordo. E questo praticamente cos'è? Si aggancia a quello che ormai sappiamo benissimo che il mondo del make-up è più che altro alcune volte molto blasonato, no? Molto effimero perché è costruito su nulla, ok? È costruito su delle professioni che nascono online, muoiono online, però di concreto non hanno nulla, come tante professioni che sia il giornalista, che sia il designer, che sia. Quindi oggi, come non mai, c'è bisogno di concretezza. Quindi, quando E se posso permettermi di spontaneità, cioè le persone che si collegano quando io e te parliamo, così come, scusami Raffaele che ti ho interrotto, ma era Sì, importante, vai. te lo volevo dire, dopo la nostra prima diretta mi ha scritto tantissima gente chiedendomi di rifare di nuovo un incontro io e te. Quindi questo significa che chiaramente la gente apprezza la differenza anche in termini, come diceva Valentino, di qualità. Ma secondo me anche di spontaneità, di capacità di arrivare Certo. alle persone di rispondere, perché io e te siamo così. Non siamo come quelli, no, in questo momento non possiamo rispondere, cioè non siamo così io No, e te. assolutamente no. Quello che diamo, noi diciamo facciamo di tutto per dare dei consigli ai ragazzi affinché non si sentano abbandonati, no? Perché in questo momento c'è tanta paura, no? C'è tanta paura su come sarà, su come si evolverà la situazione. Ma la più grande paura oggi è l'ignoranza del settore. Ok, quindi per sconfiggere la paura in questo momento acculturatevi, cioè la cultura è una chiave di lettura molto importante. Perché quindi a maggior ragione in questo periodo si rialzeranno solamente le persone che hanno qualcosa di concreto da dare e da dimostrare. C'è Luigi che ti saluta, io intanto Ciao benvenuto perché sono Luigi. la padrona di casa, non conosco Luigi, ma sono d'accordo con Luigi. Quindi, qual è il fatto? Che bisogna sicuramente crearsi una formazione più solida, meno, diciamo, effimera e basare molto tutto sui contenuti. Perché non è vero che un bravo truccatore è solamente bravo se sa sfumare una matita o sa mettere un Diciamolo. rossetto o sa Ciao mettere Laura, un eyeliner. benvenuta. Sì. Ok, ma quello, il bravo truccatore professionista è quello in grado di percepire attraverso una tipologia, che sia un prodotto, che sia un'immagine, collocarla a livello proprio culturale, quindi capire perché si sta facendo quello e non prendere un prodotto e truccare così, tanto per farlo. E Sono d'accordo. molte persone, non stanno molto attente su questo segmento perché pensano che
essere bravi a truccare è già più che sufficiente. Invece no, è l'inizio, è l'inizio, è È solo solamente il primo l'inizio. step. È solamente l'inizio, quindi bisogna avere poi una competenza a 360 gradi, cioè quindi bisogna essere. Tu hai fatto anche una diretta l'altra volta con quella tua amica che parlava di agenzie, credo, vero? Che era una, non mi ricordo cos'era, una fotografa, non lo so, non mi ricordo che cos'era. Agenzia, amore, in che senso? Perché sai, secondo No, me non fiderai. guarda, non ricordo. Il problema era praticamente quello che poi mi sono collegato anch'io, quanto era importante oggi. Gabriella Chiarappa, la No, giornalista. no, non era, no, No. non mi ricordo quella. Comunque era improntato tutto sulla cultura, era tutto improntato sul sapere tanto di questo settore, perché molti truccatori non sanno la cultura del trucco, molti truccatori non conoscono i truccatori, perché io dico sempre che come le persone appassionate di calcio, no? Amano i calciatori, no, amano i calciatori, È le vero, è squadre, verissimo. sì, e sanno tutto di loro. I truccatori devono conoscere i truccatori esteri italiani, quelli che hanno fatto la storia del trucco e soprattutto conoscere i designer, tutto ciò che è dato attorno. Perché il bello di un truccatore o di un artista è conoscere tutto il settore che circonda il settore stesso, ma non solamente il suo settore, perché solo così può essere Assolutamente. avanti e può essere in grado di Allora, c'è una avere. domanda da parte di Donatella, che è la mia War Ambassador di Roma. Ciao Donatella, amore Donatella, mio. ciao Donatella. Allora, Donatella dice, secondo voi le persone avranno stimolo ad investire sulla formazione per diventare truccatori? Allora, Donatella, ti dico solo, ti dico sì, e ti dico che semplicemente nelle ultime 3 settimane, Daniela, come customer care di War Makeup, avrà ricevuto circa una ventina di richieste di informazione su quando ripartiranno i corsi. Quindi non solo sono connessi, ma a maggior ragione quello che stiamo dicendo è proprio il fatto che avendo l'opportunità di avere la possibilità di scegliere con un pochino di più calma, perché in questo momento siamo tutti in lockdown, quindi fino al 4 maggio siamo in lockdown e lo siamo state per tante settimane. Sicuramente c'è stata anche l'opportunità di andare a valutare chi magari è più preparato, qual è la scuola che ti dà più informazioni, si è confrontato con qualcun altro e già soltanto qui in questa diretta ci sono 4 delle persone che hanno chiesto informazione per iscriversi ai corsi della Lavoro Academy. Quindi per Ecco, quanto allora mi riguarda guarda, ti confermo sì. ci sono. Allora rispondo, non so chi sia, non so chi sia questa agenzia, Potta Allora, Agency. Elisa è una mia amica di Roma. No, Potta Agency è lei? Sì, è lei, è lei. Ok, perfetto. Sì, guarda, ti scrivo dopo. Elisa, ti scriverà dopo Raffaele. Noi già siamo in connessione, quindi sentiamoci. Spero che tu stia bene. Elisa Certo. fa un lavoro differente come agenzia. È una persona che ho conosciuto a Milano in occasione sempre della Milano Fashion Week ed è una persona che ha tanto voglia di fare con tante idee innovative. Invece Luigi, vi devo salutare che continua a lavorare. Bravo Luigi, ci sentiremo sicuramente. Ciao. Un Ciao. abbraccione, grazie, grazie di essere stato con noi. Grazie Senti. Elisa, anche io ti adoro, cuore. Parlavamo l'altra volta, oppure sai, ci sono molti discorsi, no? Insomma, che poi i truccatori li fanno soprattutto quando finiscono, no? Oppure quando finiscono, oppure ancora prima di iniziare, di Sì. Sì. fuggire all'estero. Ok? Sì, Abbiamo grandi novità. ne Ok, sono sicura che perfetto. Valeria sarai una delle protagoniste della nuova versione di Pop. E andiamo! Vabbè, la facciamo assieme? La facciamo assieme. Ma Raffaele, certo, voglio dire, noi ormai ci siamo ritrovati e quindi, cioè, qui non ce n'è più nessuno.
Sì, che poi diciamolo, noi ci siamo ritrovati, insomma, per insomma, ma non ci siamo mai, Assolutamente, non ci siamo mai persi. mai persi, perché l'altra volta, per quelli che non c'erano, abbiamo un po', diciamo, fatto quello il sunto delle nostro, Di chi della nostra eravamo e tutto quanto. conoscenza, no? Un po', E sì. ti aggiungo una cosa, ma tu non, questa cosa non lo sai, ma è una cosa meravigliosa. È tanto vero che io e te siamo connessi, che tra le persone che stanno qui, prima c'era Giulia. Giulia, che è stata un'alunna della Romeo Academy, quindi una tua alunna, Sì. toscana. Ti viene in mente Giulia, che su Instagram è Giulia Makeup and Beauty? Toscana, parliamo di Siena, Pisa? Bravissimo. Ok. Ok, Giulia ha partecipato la scorsa settimana, prima praticamente subito dopo Pasquetta, c'è stata l'estrazione del VOR Giveaway. Sì. E abbiamo fatto proprio un'estrazione facendo vedere la nostra linearità con un'app che ha sorteggiato tutte le persone che si erano iscritte. E Giulia ha vinto. E nelle storie di oggi praticamente a Giulia sono arrivati i prodotti. E mi ha mandato un messaggio a cui ho risposto, bellissimo, perché è vero che è stata una tua alunna, ma ai tempi in cui io insegnavo a Roma ha partecipato anche ad uno dei miei corsi all'interno della Pop Agency. Quindi, Fantastica. come vedi, tac, tac. Certo. Ciao Manuel. Ecco, benvenuti tutti, benvenuti tutti. E allora, il discorso che tutti vogliono fuggire all'estero, no? Oh. E chiariamo un po' questa cosa, nel senso, sicuramente tanti pensano in Italia è molto difficile fare il truccatore, fare il fotografo, fare il designer. Pensano subito, io la prima città che sento è voglio andare a Londra. Anche tu la senti? Sì, certo, perché magari, sai, è l'idea di arrivare un po' come se fosse l'America vicina. Ritengo che sia il fattore tendenze, no? Il fatto che comunque rispetto a Parigi, che reincarna la couture, tra quelle che sono le città europee, sicuramente Londra è la città più vicina all'Italia. Senza bisogno di fare il salto oltreoceano Sì, come l'ho fatto ma io. il punto di domanda, la vedi affrettata come scelta all'inizio o la vedi ponderata? Ora ti pongo io la domanda. Allora, ti rispondo che in questo momento storico, secondo me, è affrettata. Se me l'avessi chiesta prima del Covid, probabilmente avrei detto che sarebbe potuta essere ponderata se si facevano delle scelte in base al proprio know-how, in base al livello di experience raggiunto e Ecco, ovviamente. io qui volevo arrivare, perfetto, perché io sulla scelta, diciamo, improvvisata e sulla scelta proprio rapida non sono mai d'accordo, perché all'inizio un truccatore deve capire il settore nel suo paese, ok? Perché per via della lingua, via per via di molte cose, l'Italia vi mancherà se andate all'estero. Io sono appena... Mirko, parla Mirko. Sì, io sono appena rientrato per cambiare questo paese e se ciascuno ci provasse nel proprio piccolo saremmo la prima nazione al mondo. Allora, sì, vabbè, questo è, cioè, ci siamo come concetto, ma quello che voglio, insomma, dare come consiglio a tutti quanti è quello di non avere fretta di andare all'estero. Perché questo? Un truccatore con pochissima o proprio zero esperienza, cioè all'inizio, all'estero si brucia totalmente, perché non pensiamo che all'estero stanno lì a braccia aperte ad aspettare noi. Ok? Quindi qual è il fatto? Che sul fatto di andare praticamente a costruire una rete di... Ciao Claudio, scusa, ogni tanto io devo salutare, Sì, scusa che ti interrompo. sul fatto di andare a costruire una rete professionale nel proprio paese, questa è una cosa molto importante perché ti dà modo di
sviluppare il tuo lavoro e di imparare il tuo mestiere, di imparare il tuo lavoro con pro e contro, perché via che sei facilitato dalla lingua che conosci, sei facilitato insomma dal modo di gestirti, dal modo di conoscere le persone, le aziende, le città e quant'altro. Quindi io dico sempre di imparare prima e di fare esperienza nel proprio paese, ok? Quando si ha un'esperienza solida, un know-how, una sicurezza professionale, allora sì che si può azzardare e fare un'esperienza all'estero, perché all'estero, dico sempre a tutti quanti, è doppiamente difficile se non si ha un know-how nel proprio paese. E ce lo siamo Ecco, raccontati anche l'altra volta ce lo siamo perché raccontati. abbiamo raccontato che comunque sia io che te siamo stati rappresentati dalla Current a New York Sì. e Los Angeles, no? Però voglio dire, io l'ho fatto dopo tanti anni che già ero in Italia e soprattutto dopo essere diventata la personal di Donatella Versace. Quindi l'America mi ha non aperto le porte di più. Certo, ma il fatto qual è che se una persona, che sia un designer, un fotografo, un Guarda, truccatore. c'è proprio una mia amica da Londra. Hi, Ciao Vicky! cara! E si crea una propria personalità, no? Una propria personalità lavorativa qui nel nostro paese, è molto più facile andare all'estero e andare in più, no, colpo sicuro, però essere pronti, preparati, perché loro che il Made in Italy nel mondo è classificato top, loro vogliono sicuramente un'esperienza e una preparazione eccellente per darti la possibilità di inserirti in un mercato estero che non è il tuo paese. E E quindi io ti faccio finire, vai, poi aggiungo una cosa. Diciamo, qual è la cosa importante è non avere fretta di scappare, perché è importante formarsi dove si è nati e dove si è nella propria regione, nella propria Italia, cioè nel proprio emisfero, insomma, e poi dopo avere tante, diciamo, acquisire conoscenze, acquisire, insomma, professionalità e poi avere la possibilità di fare un interscambio con quelle che sono le agenzie, con quelle che sono, insomma, le possibilità all'estero per fare un'esperienza, insomma. Io vorrei su questo tuo discorso, e vediamo se sei d'accordo, aggiungere una ciliegina. E qual è la ciliegina? È vero che io e te, insomma, non è proprio 2 anni che trucchiamo, no? L'abbiamo No. detto anche l'altra volta, per me sono 25, per te più o 20, meno. 20. Ecco, voglio dire, ci separano solo 5 anni dal nostro esordio. Detto questo, è anche vero che prima di questa situazione del Covid, e diciamo fino anche a qualche anno fa, quindi non solo prima del Covid, ma anche proprio storicamente come logica fino a qualche anno fa, per diventare importanti in Italia, quindi per rispondere anche alle domande di alcuni ragazzi, è vero che per diventare famosi in qualsiasi settore, in Italia, dovevi prima essere conosciuto all'estero perché c'è stato un periodo in cui l'Italia aveva necessità dell'esterofilia. Oggi Perfetto. invece cosa succede? Oggi c'è un'inversione di direzione, perché in questo momento, dove abbiamo visto, al di là, non voglio soffermarmi su quello che è il comportamento dell'Europa nei confronti dell'Italia, ma sicuramente abbiamo capito che dobbiamo essere solidali nel nostro paese e che dobbiamo far vincere il Made in Italy. E quindi se saremo così bravi, come ci siamo detti io e te all'inizio e come stiamo dando come consiglio, a portare il nostro Made in Italy in qualsiasi settore, noi parliamo della nostra categoria, Certo. da qui verso l'estero, saranno loro che poi ci cercheranno. Perché ricordiamoci che l'italiano nell'arte, nel cinema, nella moda, Sì, si è in sempre qualsiasi contraddistinto. categoria si distingue. Sì, Ricordatevelo. ma a maggior ragione che molte agenzie straniere cercano artisti italiani, ma di livello, perché Certo. di livello, parliamo di livello. Perché questo? Perché il nostro marchio che ci portiamo tanto amato Made in Italy addosso Eccolo, eccolo, eccolo il Made in Italy.
È un marchio certificato che alcuni non danno una grande valenza, ma invece è un grande spessore culturale quello che ci rappresenta, perché siamo gli unici al mondo che possiamo vantare di diciamo un logging, cioè un log certificato e riconosciuto a livello mondiale. Perché la parola Made in Italy su tutto, sul food, sui viaggi, sull'arte, su tutto quanto, è proprio una certificazione che ci appartiene. E bisogna portare rispetto. Come bisogna portare rispetto? Facendo sì che il Made in Italy sia alto. E alto cosa significa? Cosa significa? Studiare tanto quello che è la nostra cultura italiana. Perché un'agenzia straniera che cerca un artista italiano pretende l'eccellenza, ma l'eccellenza assoluta. Sono d'accordo. E quando parliamo di cultura, immagino che sarai d'accordo con me, ragazzi, non stiamo parlando solo della cultura, espressamente tecnica, nella capacità di saper effettuare un trucco anni 20 o anni No, 30, un no, no. trucco moda. Non stiamo Non è parlando, quella, non è anzi, quella, non non è stiamo quella. parlando proprio di No, quello. è proprio quella di sapersi relazionare con artisti, con designer provenienti da ogni parte del mondo, capire le loro esigenze, andare praticamente in simbiosi a costruire un mood, un progetto, cioè essere avanti, avere il fattore X. Allora, su questo ho una perla da raccontarti, cioè più che da raccontare a te, approfitto che sono con te, ma Sì. per raccontarla ai nostri amici. Allora, per chi appunto si è collegato adesso, per chi non ci ha seguito l'altra volta, per chi non mi conosce, io alla fine degli anni 90, dal 2000 al 2004, sono stata la personal di Donatella Versace. E mi è cambiato il mondo, ovviamente, soprattutto in un momento in cui la moda era glamour. Nel momento in cui ancora si respirava questo concetto di moda non unconventional come adesso, ma era proprio una moda strutturata, cioè anche il make-up non era come il concetto oggi moda che chiunque, diciamocelo un pochino, con un po' di creatività Sì. riesce a fare un trucco moda. No, all'epoca mia e di Raffaele era proprio eyeliner perfetta, era Linda Evangelista. Era la Cindy Crawford, era il periodo di Naomi Campbell, era il periodo delle super top e il glamour era talmente presente che il trucco era impeccabile. Ma detto questo, in quel momento lì io mi sono ritrovata da praticamente lavorare a Roma con sì, qualche attrice, ogni tanto le mie clienti. Ad una telefonata in cui, nel momento in cui mi ero presentata all'agenzia su Milano, che poi appunto mi avrebbe rappresentato per 4 anni, e mi disse: Sei pronta per truccare la donna? Per me, la donna all'epoca era la donna, cioè era tutto un cognome, e cercavo di capire chi fosse sta la donna, ma perché non potevo immaginare mai al mondo che dopo un colloquio mi avrebbero affidato Donatella. E invece quale è stata quindi la motivazione? La fiducia è stata la determinazione con cui io mi sono presentata con questa stessa faccia. Certo, perché poi è tanto importante, insomma, il La presentarsi sicurezza, tanto. feel, no think, ma feel. Ricordatevelo, non è proprio la stessa cosa. Feel è un'altra cosa. Quindi quella sensazione in cui tu dici io ce la posso fare, io dimostrerò a me stessa che ce la posso fare. E Valentino lo sa bene perché ha raccontato la mia storia. E quindi, detto questo, da lì arrivare nel giro di 4 anni, nell'ultimo anno in cui ho lavorato per Donatella, ad essere l'assistente di Tom Pechot sulla campagna fatta a Londra da Mario Testino con Madonna. Non è proprio una cosa che io immaginavo che sarebbe accaduto nella mia vita. Guarda, io con Seguire il Testino ci ho buongiorno lavorato a è Londra. uguale. Guarda, io con Testino ho un ricordo meraviglioso perché lavorai a Londra circa 10 anni fa. Lavorai per uno scatto di Givenchy,
Perché all'epoca, quando iniziai a lavorare per Calvin Klein, con Scott Garland, quindi facendo le campagne beauty di Calvin Klein, così io con loro, io stessi praticamente, ciao Agnese, stessi circa un anno e mezzo, dove mi ha dato la possibilità attraverso poi l'agenzia di lavorare con le più grosse celebrità. E quindi calcola che io all'epoca praticamente seguivo Esther Canadas, no? La top model, quella. E anche Kartika Lupitè, sai, quella stupenda, quelle che. Madonna, dove mi hai E riportata? vabbè, ti ho riportato, questo praticamente sta a dire che abbiamo un po' di anni, quindi non diciamo niente. E Ebbene quindi sì. diciamo, io ricordo benissimo quei tempi che ancora, cioè quei tempi non torneranno più, perché sono stati quei tempi lì, siamo stati fortunati di averli vissuti, credo. Guarda, io soprattutto anche, sai, tra me e te, quei 5 anni di differenza, Sì. ovviamente, a livello di storia della Ah, moda, è vero, fa la sì. differenza. Perché Tanto, 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 perché tanto, veramente tanto, sì. per me, l'idea della fine degli anni Ottanta, quindi quello che è stato il mondo David Bowie, per intenderci, solo per dire un'icona, ok? Io chiaramente nell'85 più o meno ero già sedicenne e quindi già mi atteggiavo a quella che sapeva la direzione che voleva prendere. Tu ne avevi 11 e magari ancora non era così definito. Quindi diciamo che sì, perché quei 5 anni hanno fatto un po' la differenza, perché Grazie, Chiara, diciamo è proprio quello che noi vogliamo fare. Noi, io e Raffaele, abbiamo dedicato la nostra vita negli ultimi anni a formare studenti, concedendoci totalmente. E le persone sì. che sono qui in diretta e che conoscono me e Raffaele lo possono confermare. Non ci siamo mai nascosti dietro un No, cavo mai, perché in telefonico. fin dei conti abbiamo sempre detto che quello che per noi è la vincita che loro riescono a fare delle grandi cose attraverso il nostro insegnamento. Quindi noi diamo tanto, ma come diamo noi, loro ci danno tanto Oh mio un'altra Dio, risposta. io se non avessi ormai la mia famigliola, che sono appunto tutte le Gore Ambassador che sono titolari delle Accademie VOR in Italia, tutte le studenti che praticamente lavorano ad un progetto dal sito VOR che si chiama VOR Social Team, dove praticamente qual è stata la mia idea? Ti dico questa perché magari questa non te l'avevo raccontata, Raffaele, che è carina. L'idea mi è venuta perché ho detto: quanti studenti abbiamo ormai in 2 anni? Più o meno più di 100 che sono usciti da queste accademie che mano a mano sono cresciute, ok? Ciao amore dalla Russia, ciao amore, mua, 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 ciao Ras. E quindi cosa ho pensato? Ho detto: le ragazze, ma tu te lo ricorderai, perché quello è anche un problema. Dipendentemente da dove tu poi ti trovi, se sei a Roma o a Certo. Milano, bah, forse con un po' di esperienza, con un po' di fortuna, con un po' di caparbietà, con un po' di costanza, ti puoi avvicinare o al Ma se mondo del sei in cinema. Sicilia, sei in Sardegna, in Basilicata. Ma cosa fai? E allora a quel punto ti dirigi necessariamente verso quello che è il trucco correttivo, la specializzazione del wedding. Perché appunto in aree come l'Umbria, per esempio, che ne parlavamo con Simona Toni l'altro giorno, o piuttosto appunto la Puglia o la Calabria, è chiaro e evidente che non hai le stesse opportunità. No, perché ci sono poche eventi, ci sono poche, cioè c'è poco da produrre, no? Perché poi il mondo Esattamente. dello spettacolo, Però delle in celebrità, generale insomma, quello. tu sai bene che comunque anche essere su Roma o su Milano, e soprattutto su Milano, anche se sei preparato, e non so se ci sarà un'inversione in questo senso, però io me lo ricordo perché prima di trovare quell'agenzia che mi avrebbe rappresentato, i portoni che ho bussato sono stati più di 10. Ma Perché? dove? Ma le varie agenzie, Ah, le ok. big, ok, non voglio fare nomi, però dico le Sì, no, big. no. Detto questo, significa che non è così scontato
che comunque No. poi l'agenzia ti prende. E se non era così scontata all'epoca, figuriamoci oggi che siamo in esubero, in un numero maggiore di persone, no? Quindi rispetto alla domanda, l'offerta è maggiore. E allora io cosa mi sono inventata? Ho detto, queste ragazze da qualche parte dovranno pure iniziare a crearsi un loro mondo. Ci sono i Certo. social, quindi gli ho creato un progettino proprio per loro che si chiama Vor Social Team, che permette loro di poter fare delle storie che poi la nostra social team ripubblica dal sito Vor. E quindi tutte le clienti che acquistano sul nostro e-commerce tramite le storie delle ragazze che si truccano, le Certo. studenti incominciano a guadagnare perché noi gli diamo una percentuale di guadagno. E Ma mi questo sembra è una cosa carina. importante, questo è molto bella questa cosa perché crea stimolo, no? Tra di loro perché crea proprio appeal e quindi diciamo che molto bella questa iniziativa, molto bella perché poi, perché se no altrimenti poi si disperdono e si Ed è un demotivano e peccato. quindi rischiano un po' di perdersi e poi è peccato, insomma. E poi sai che io sono una proprio siciliana nel midollo, quindi la necessità, cioè siciliana e calabrese nel midollo, e quindi la necessità per noi è quella di rapportarci con la gente. Quindi il mezzo, diciamo, dei social ci aiuta sicuramente, però noi siamo proprio Eh sì, cinestetici, no? Siamo certo, siamo di cinestetici. contatto. E quindi per me è stata proprio la necessità di creare un mondo dove le persone che in qualche maniera si riconoscevano con un'identità simile alla mia potessero fare parte della mia famiglia. E quindi per me quel Give Love First è proprio una family. Certo. Cioè, è un po', diciamo, un po' io come ho creato il mio progetto a livello di Bravo, parliamo del formazione tuo che progetto che ancora abbiamo qualche minuto. il mio progetto è nuovo, cioè nuovo, nasce nel 2017. Perché? Perché proprio volevo praticamente costruire una piattaforma di alta formazione per le professioni della moda, in modo tale che tutti i professionisti e non avessero modo, avessero un luogo dove formarsi nelle discipline del settore sia moda beauty e sia insomma a 360 gradi. Quindi è un diciamo un progetto che racchiude tante discipline e quindi ti dà la possibilità di avere una formazione d'eccellenza. E quindi creando praticamente una full attraverso dei master, delle masterclass, quindi che ti danno la Quindi possibilità facciamo un proprio. esempio, ti chiedo scusa, Sì. facciamo un esempio per i nostri amici che ci seguono. Io sono un truccatore, Sì. o quanto, anzi no, io non sono un truccatore ancora, devo Ok. iniziare a diventare, voglio diventare un truccatore. Vengo presso la tua agenzia e cosa succede? Succede che io praticamente prima di metterti nel canale dei pro, io ti creo diciamo, una formazione personalizzata e quindi Oh. affinché poi ti adeguo al corso quello dei pro. Bellissimo. Invece io sono già un truccatore, vengo da te e quindi vengo accolta in un gruppo dove mi trovo con altri professionisti. E Bravissima. poi le opportunità di collaborare con te e con la tua agenzia quali sono? Sono praticamente che tutte le persone poi hanno la possibilità di avere degli stage all'interno che io do durante l'anno per le manifestazioni, che siano Fashion Week, redazionali e quant'altro, e in più ti do la possibilità di avere praticamente delle commissioni attraverso delle aziende, quindi all'interno del, cioè, entri parte del mio team e quindi qualora ci sono degli eventi importanti, dei matrimoni, delle grosse sfilate, grosse manifestazioni, diciamo che è più facile aderire ai progetti perché hai, diciamo, il pass, ok? Magnifico! Beh, allora, tanto cuore, come al solito, tanto cuore, e infatti lo vediamo dalle persone che comunque no, hanno popolato la nostra diretta e che continuano a Certo. mandare cuoricini. Nel senso, sono tutte persone che stanno approvando quello che diciamo, ma che probabilmente, magari, come la Roberta Nolis, che in questo momento sta applaudendo,
Poi chissà quante fra queste sono state tue ex studenti o che comunque, e le ho viste passare prima, tante anche mie ex studenti. Ma sì, ma perché poi in fin dei conti diciamo sempre che il mondo poi siamo diversi, ma molto simili. Allora, è vero che ognuno di noi, e questo ricordatevelo perché io e Raffaele lo continuiamo ad insegnare in continuazione. Ciao Lisa, amore! Lisa Fusco, ciao, buon Ciao, ciao pomeriggio! cara. Lisa, grazie perché tu mi fai morire con le tue storie su Vorre e su Valerio Orlando. Io ti adoro. Cos'è che sta scrivendo? Che cos'è che stanno scrivendo? Allora, Vabbè, aspetta. fuori, 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 fuori e va Cuori, cuori, benissimo. cuori. Ciao Valeria, scusami, oggi in ritardo, non ti preoccupare, Stefano. Certo che ho ricondiviso la storia della tua amica. Certo che l'ho ricondivisa perché è un messaggio importante. Grazie, Lisa, amore, sei stupenda tu. Non io, sei stupenda tu. No, dicevo. Il messaggio che anche l'altra volta con Raffaele abbiamo mandato è questo. È importantissimo che voi apparteniate a un gruppo di persone, un gruppo di lavoro, un gruppo di studio, e qualunque sia il gruppo di cui volete fare parte, che vi assomiglia, ok? Perché è vero che si dice che gli opposti si attraggono, ma non vale nel mondo del lavoro, può No. valere nel mondo del sentimento, no? Perché l'amore è bello se non è litigarello, e Certo. sono d'accordo con voi, Però ma nel quello lavoro che bisogna essere molto affini perché sennò c'è la catastrofe. se no diventa uno squadrone dove ognuno va nella direzione che vuole andare, e quindi è Certo. fondamentale, ma ricordatevi anche che all'interno di questa capacità di essere, come dicevamo con Raffaele, simili, bisogna mantenere, ed è importantissimo, esatto, oggi nuovo look, oggi un pochino più serio, hai visto? Ma cambiamo, cambiamo, perché così mi diverto, tanto tutti questi vestiti che ho per ora non li posso mettere certo. e quindi me li metto in casa, no? Scusa. Gli accessori e quant'altro. Però dicevo, ricordatevi che dovete assolutissimamente mantenere per voi e quindi di conseguenza in quella che è la prospettiva che darete agli altri, la vostra firma, quella deve essere unica. Perché Ricordatevi poi, che le copie. nel tempo la cosa più bella è avere proprio essere riconosciuti non solo per il nome firmato, ma solamente attraverso un'immagine si deve riconoscere che quello è il tuo stile. Infatti, per esempio, no? Tra i miei lavori, una delle cose che proprio mi dà maggior soddisfazione, al di là di quello che ho fatto nella moda di Donatella Versace, personaggio e quant'altro, ma quello che fa la differenza per me è Clownsville, il mio mondo dell'arte, cioè la capacità di avere portato il make-up a livello internazionale. In varie gallerie internazionali, tra cui il Guggenheim in Russia. E quella è una cosa pazzesca, è una cosa stupenda, quindi è una cosa meravigliosa. Quindi io quando io ho avuto quando la cosa più bella è avere apprezzamenti dagli editori, no? Quando arriva il servizio da essere pubblicato nei vari magazine nazionali e internazionali, capiscono che è un mio lavoro solamente a guardarlo. Quella è una grande cosa. Quella è una grande cosa perché il mio stile negli anni è cambiato, ma è sempre lo stesso. Certo. E quindi, siccome sono rimasti appunto gli ultimi 2 minuti della nostra diretta, dopodiché saluteremo i nostri amici e io farò il mio saluto finale, volevo spendere queste ultime 2 parole proprio su quello che hai detto. L'originalità è leggermente diverso quando uno parla di copia
e quando parla di ispirazione. Ognuno di noi Sono ha un'ispirazione, due cose diverse, certo. ma la capacità è che dall'ispirazione, che può essere l'ispirazione di un momento, come adesso per esempio è stato l'unconventional makeup, no? Quindi i Certo. grafismi, il manifestare qualcosa dicendo attraverso queste scritte Ma può qualcosa essere sul anche, che non so, volto. un quadro, un'emozione, una pianta, no, non lo so, qualsiasi cosa. Assolutissimamente, quindi quando uno dice quello mi ha copiato, no, No, si è siamo ispirato. tutti in qualche maniera o consciamente o inconsciamente ispirati dallo stesso periodo perché lo viviamo. La grande capacità di distinzione quando tu nella tua originalità, invece che copiare, sai reinterpretare anche l'idea che arriva da qualcun altro. Sì, però mantenendo sempre il carattere nella tua arte, quella è una cosa fondamentale. Assolutissimamente, assolutissimamente. E con questo, Raffaele, io ti saluto perché è volato appunto il tempo. Voilà. Eccola Oh, Giulia che ma, la salutiamo. sì, ma comunque finisce sempre presto la nostra ora, com'è? È perché tesoro abbiamo tanto da dire e quindi promettiamo al nostro pubblico che Ne ne rifacciamo rifaremo un'altra. sicuramente Ne un'altra. Ne rifacciamo un'altra perché abbiamo facciamo tante, un'altra perché veramente abbiamo tante sempre delle cose da cose da fare. dire e Sì. aspettiamo di vedere nel frattempo che passerà ultima settimana di lockdown. No, ancora ne abbiamo altre due. In queste Altre due due. settimane di lockdown sicuramente ci saranno delle novità. Ciao Lorenza, amore, ma da quant'è che non ci... Un'altra bella siciliana. Sempre domani in diretta, certo Stefano, domani parliamo di consulenza d'immagine e styling. Grazie Ilaria, bella diretta, grazie, grazie, grazie. E ci vediamo appunto domani. Io intanto saluto Raffaele con la Perfetto, saluto promessa a che ci te. rivediamo a brevissimo. Perfetto, un abbraccio. Ti voglio bene, Raffi. Ciao, Ciao cara. amore. Di Vlog Ciao. First. Ciao. E allora, è vero, il tempo con l'amico Raffaele passa sempre velocissimo perché comunque ci lega l'affetto. Intanto, grazie Emanuela, grazie a voi per la diletta. A voi un abbraccio virtuale a tutti. Ricordatevi che domani vi do delle pillole per chi fa consulenza d'immagine oltre al make-up e quindi è interessata a 360 gradi a quello che si potrà fare uniti a distanza, una professionista d'eccellenza con cui lavoro durante la Milano Fashion Week, che ha ideato un protocollo a distanza veramente geniale. Domani ne parliamo e parliamo quindi di suggerimenti di stile per tutti. Vi abbraccio, vi mando un bacio e buona serata. Ci vediamo domani.